Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld, siamo tornati, torna nuovamente, gli studi di FantaWorld tornano perché è finita, lo possiamo dire finalmente, la quarantena, finito il lockdown, quello pesante, siamo pronti a tornare perché torna la Serie A, torna il calcio e quindi torna il fantacalcio. E ne siamo veramente emozionati dopo finalmente tre mesi o quasi tre mesi che siamo stati fermi totalmente. E siamo emozionati con qualche live, così, sì, però, sì, una sì, tanto. Sì, esatto. A parte quello, però appunto stavolta è stato chiuso sì, esatto. E noi l'abbiamo riaperto finalmente dopo tanto tempo. Avevamo così voglia di parlare di fantacalcio che non abbiamo aspettato l'inizio del campionato e abbiamo pensato una serie di video che possono essere molto utili. Esattamente. Specialmente per chi fa in questo periodo le mini aste, esatto, o gli scambi. Esatto, quindi... perché ovviamente diciamo in questo periodo di emergenza chiunque si è dovuto adattare un po' alla situazione, quindi anche noi abbiamo deciso... Ogni lega c'è il suo regolamento. Noi abbiamo deciso per esempio di non farla, sì, ma molta gente, molte leghe ovviamente potrebbero avere degli scambi aperti oppure addirittura un'asta prima diciamo dell'inizio nuovamente di questa terza parte, sì, della Serie A, si può anche chiamare così. Allora oggi parleremo... Diciamo che si apre un nuovo campionato secondo me. Sì, è molto strano perché è un vero e proprio... sembra un mini torneo. Sembra il torneo tipo argentino di clausura. Esatto. Quindi... molte cose magari non saranno come ve le siete aspettate, esatto, ci saranno dei cambiamenti, alcune squadre avranno perso magari il loro obiettivo, sì, si lasceranno andare, giocatori in prestito che dovrebbero ritornare, insomma un casino. Un caos, un casino, quest'estate un sarà casino. Un caos, sì, fantacalcistico. Assolutamente sì, ovviamente nuova. Diciamo l'emergenza ha diciamo colpito anche il calcio, quindi non solo, ma anche a livello indiretto, perché poi è successo tutto questo, per cui... diciamo... A livello di fantacalcio c'è un po' da impazzire. Sì, appunto, diamo, appunto. Ora diamo qualche dritta. Sì, esattamente. Allora, il primo di questi video che noi abbiamo pensato è, diciamo, come si dice, rappresenta diciamo i protagonisti, cioè coloro che all'inizio di questa nuova, tra virgolette, terza parte di stagione possono esplodere, sì, possono diventare praticamente i top player di queste ultime 12 partite, di queste ultime 12 giornate. Abbiamo selezionato 5 nomi. E cominciamo 5 nomi a video, lo esatto, ricordiamo, 5 nomi a video, uscirà un video successivo. Sì, praticamente ogni due giorni, sì, si può dire. Abbiamo quindi 4, vi terremo 4 video in programma, sì, assolutamente. State assolutamente comodi. E godetevi ovviamente i nostri video. Allora, il primo video appunto è quello relativo ai protagonisti. Io inizierei, dato che diciamo abbiamo 4 giocatori molto molto offensivi, uno un po' meno, ma anche lui diciamo se facesse qualche gol in più, come dice Iachini, sarebbe allora, una cosa bella. Partiamo da lui allora. E allora partiamo da lui, quindi partiamo da Castrovilli, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. Iachini appunto ha detto che dovrebbe fare qualche gol in più, quindi potrebbe essere uno sprone per far bene nell'ultima parte. Io mi immagino appunto che torni come nella prima fase del campionato. Esatto, quando aveva sorpreso un po' tutti. Esatto. Sorpreso tutti, adesso può risorprendere. Esatto. Ha tutte le carte in regola per riprendersi, ecco. Perché è un giocatore, diciamo, molto anche, diciamo, dal punto di vista fisico regge, sì, quindi diciamo poco avvezzo agli infortuni, almeno fino a questo periodo della sua carriera, non vorrei augurargli il male, però diciamo che in generale si è comportato bene, poi meglio di salvo chi lo può conoscere. Sì, perché nella prima parte di stagione ha un po' stupito tutti, certo, sinceramente, certo, nessuno se l'aspettava, a me personalmente mi ha veramente entusiasmato, tant'è, sì, che l'ho cercato, esatto, con insistenza all'asta di riparazione. E lo hai ottenuto. L'ho ottenuto, ma sono potuto per poco, ahimè, però adesso sono pronto a schierarlo nuovamente perché... ovviamente lo trattengo. Secondo me anche dal punto di vista degli inserimenti è uno, sì, che sa farsi valere, sì. Tra l'altro ha detto che Iachini l'ha anche sgridato per questa cosa che non si inserisce tanto come ma perché le qualità ne ha tante, cioè per le caratteristiche che ha potrebbe fare, sì, anche una stagione da 8-10 gol. Assolutamente, per le caratteristiche, assolutamente, che... sì, assolutamente. Quindi magari chissà, un finale di stagione con 3-4 gol sarebbe oro. Sì, ovviamente. Magari qualche assist, anche perché significherebbe un gol ogni 3 giornate che per un centrocampista è tanta. Magari 4 è un po' troppo ottimista. Esatto, vabbè, però dico comunque tipo 3 gol e 2 assist vabbè, sarebbe appunto, anche appunto un buon bottino. Allora andiamo invece dalle parti di Sassuolo, sì, e ci occupiamo di uno che è veramente stupito e che ha avuto un'ottima continuità, questo bisogna dirlo. Si parla di Jeremy Boga, se non sbaglio il giocatore, sì, con più dribbling completati in Serie A, questo sicuramente, perché è veramente un funambolo, è incredibile, ha una rapidità di corsa, di dribbling, giocatore esplosivo. Veramente, esatto, un giocatore ottimo. Già ricercato in tante squadre. Boga potrebbe essere uno che, diciamo, in queste 12 giornate, in cui ovviamente si giocherà praticamente ogni 3 giorni, magari potrebbe essere quello che soffre meno il turnover. Perché, sì, è uno che fisicamente è una lì regge 90, sì, minuti senza problemi. Assolutamente. Ed è uno di quelli che può recuperare senza alcun problema. Sì, ecco, sì, da questo stop.
è uno di quelli su cui ci sono molte attenzioni di mercato, esatto, come ha detto Claudio, esatto, per cui vorrà mettersi in mostra ulteriormente, esatto, perché il Sassuolo non credo lo tratterrà quest'estate. È molto difficile, molto secondo difficile, diciamo, per una società come il Sassuolo rinunciare, perché, secondo me, a moltissime offerte. Ci sono molti top club alla sì, ricerca. Sì, sì, ma non solo italiani, anche europei. Quindi, diciamo... E poi magari in un periodo come questi post, che non c'è stato molto allenamento, Boga può anche spaccare le partite, appunto, che appunto, con la sua velocità, giocatori un po' fermi. Lui avrà già un ritmo superiore. Contropiedi saranno letali. Sì, esattamente, quindi diciamo è molto molto consigliato. È bello il Sassuolo, Berardi tecnico a destra, esatto, e Boga veloce, sì, rapido a sinistra, bella squadra. È caputo, ovviamente, finalizza le azioni. Io adoro il Sassuolo, adoro De Zerbi. Sì, 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 De Zerbi è ottimo, assolutamente. Andiamo a occuparci invece del Torino, e qui parliamo di Andrea Belotti, Gallo, che diciamo anche lui deve assolutamente tornare ad essere un protagonista, sì, perché si era un po' spento, sì, il Gallo, esatto, allora, prima diciamo della quarantena, si può dire, del lockdown, anche lui stava un po' deludendo, e però vabbè, tutti conosciamo le qualità di Andrea Belotti e tutti speriamo, soprattutto i suoi possessori, speriamo ovviamente che torni ad essere un protagonista, perché il Torino sulle spalle. Ragazzi, dico, non dimentichiamoci che c'è gente magari in leghe numerose che ha Belotti come top player. Ormai anche ci sta, appunto, in leghe anche 8-10, come top attaccante, esatto, e quindi diciamo anche lui deve capire che i allenatori hanno questa esigenza, no? Cioè, è una cosa che secondo me i calciatori devono fare presente. Certo, ci sono tanti punti a favore di Belotti. Sì, innanzitutto è il titolare inamovibile, non esce, gioca 90 minuti, è rigorista. Il Torino deve far punti perché rischia. Sì, se il Torino deve assolutamente. Se continua così, rischia molto la retrocessione. Sì, quindi i gol li deve portare Belotti. Sì. Può essere un finale di stagione da toro, secondo me, Belotti in rampa di lancio. Sì, sì, sì. Anche su di lui ci sono state delle voci di mercato, ma io credo che alla fine possa restare. Sì, anche se il Napoli l'ha cercato. Il Napoli, quella squadra che era cercata più di tutti, ma sembra che il Napoli stia vedendo un po'. Sì, un po' altro. Diciamo, se il Torino fa un progetto Europa nuovamente, Belotti, cioè, Belotti deve essere assolutamente il punto fermo. A proposito di Napoli, abbiamo citato il Napoli, e andiamo da colui che è Napoli. No? Un giocatore che non vuole che Belotti vada al Napoli. Esatto, proprio lui non vuole, anche perché ha rinnovato durante questi mesi di quarantena. Si è incontrato in maniera un po' con De Laurentiis, era rinnovato così scontato, in maniera molto, perché credevo molto andasse al Napoli, ero convinto andasse. Anche io, secondo me si svincolava a zero e andava via, invece ha rinnovato, si tratta di Dries Mertens. Mertens è praticamente l'anima di Napoli, l'anima del Napoli. Io credo che a volte in certi momenti della stagione, ora non so se chi ci sente, sono dei nostri utenti napoletani, a volte secondo me incarna Napoli anche meglio di Insigne, per quello che dà all'interno del campo. E per quanto è amato, anche perché lui stesso racconta molto spesso, sì, diciamo, delle sue avventure piacevoli ovviamente in quel di Napoli. E quindi Mertens ha rinnovato, sarà protagonista credo nel finale di stagione, anche perché abbiamo un Milik che... Voci di mercato, infortuni, incombenti, secondo me è un po' importante. Soprattutto voci di mercato, molto ambito. No, io penso che Mertens appunto tornerà, non dico magari ai livelli di quelli... Di quando fece un pento. No, ai livelli diciamo però di Sarri. Però con l'entusiasmo giusto. Sì, Ti tornerà a anche fare... Anche perché ha un obiettivo, quello di diventare il miglior marcatore della storia del Napoli. Lo è già, però con un altro gol è da solo. Esatto, in testa, appunto. Quindi diciamo che ovviamente il gol lo farà e diventerà assolutamente il re di Napoli. Il rigorista è il rigorista a parità di Insigne, non so, sì, a volte quindi, si alterna. Sì. Diciamo che poi si vede sul momento. Sul momento chi se la sente. Quindi Mertens, anzi, io credo che tra questi che noi citiamo ancora ne manca uno, Mertens sia forse quello che preferisco di più in questo finale di stagione. Ah, a livello di protagonismo. Sì, a livello di protagonismo. Anche perché l'altro protagonista... Io sono invece più su Belotti. Ci può stare assolutamente. Allora, andiamo a Torino. Torniamo a Torino, ma stavolta parliamo di Juventus. Parliamo di un giocatore, ovviamente... Dalla tecnica che non hanno dato a invidiare a me. Esatto. Tecnica sopraffina anche lui. È stato uno di quelli che è stato colpito ai nomi dal virus, purtroppo. Adesso ma si è ripreso ovviamente alla grande. Anzi, non vedo l'ora di tornare a giocare, anche gli indizi social su Instagram lo dimostrano questa sua voglia. Si parla di Paolo Dybala, ovviamente sì. Dybala che può, secondo me, essere anche qui, diciamo, nel finale di stagione, uno dei punti fermi della Juve, ovviamente. Ronaldo neanche si cita. Perché? Che è successo? Higuain è stato in Argentina, è tornato, adesso si è pure un po' fermato. Quindi Dybala, secondo me, può anche fare, diciamo, il falso 9. Comunque la punta in un certo senso, e quindi secondo me può giocare anche molto più di quello. Tutte le opportunità giuste per appunto fare un finale di stagione con i fiocchi. Sì, assolutamente. Anche sì, perché viaggia verso un fine stagione da protagonista, sì, perché supera Higuain nelle gerarchie. Sì. L'anno prossimo, diciamo, anche non volendo, tra anche non Higuain, diciamo, ha avuto una situazione anche un po' strana. Sì, anche a livello familiare, quindi sì.
E poi l'anno prossimo, secondo me, già sarà un punto fermissimo. Cioè, non si dubbia. L'asse scorsa è stato messo sul mercato, ma quest'anno no. Sì, diciamo che dopo quello che ha fatto quest'anno è molto difficile. Perché ha lasciato tutti col gol all'Inter clamoroso. Esatto, con quel gol all'Inter. Spettacolare. Vuole riprendere proprio da lì, da quell'abbraccio, diciamo, dei suoi compagni. Va bene, quindi rispetto agli altri magari attaccanti, e lui è quello che ha più possibilità magari di fare assist, prendere buoni voti, perché i gol, diciamo, sono più per Ronaldo. Sì, più roba di Ronaldo, non è il rigorista. Le punizioni dipende da quale posizione Ronaldo gliele lascia tirare. Anche se c'è la Champions, quindi Ronaldo ogni tre giorni non gioca mai. Ah, certo. Bisogna vedere anche questo. Sì, assolutamente. Quindi questi sono i nostri 5 giocatori che possono essere i protagonisti, quindi ovviamente consigliati nel caso in cui andate a fare degli scambi in questa settimana in questa settimana prima del ritorno del campionato. Quindi, se volete, questi 5 giocatori sono quelli da evidenziare per prenderli o tenerli, quindi se li avete, negli scambi, anche perché ovviamente nessuno di questi sarà ovviamente svincolato nel caso in cui faceste l'asta. Ci vediamo ovviamente con un prossimo video dal titolo. Dillo. Abbiamo le sorprese. Le 5 sorprese. Del finale di stagione. Un saluto da Fantopoli.